Buonasera a tutti, Man of the Week di questa settimana per il campionato Open, Marco Camussi dell'RD Elettronica. Ciao Marco. Buonasera a te, buonasera a tutti gli spettatori affezionati di Sportland Channel. Sta facendo serio, Man of the Week fai anche serio. Allora, alla vigilia di una partita molto importante per i playoff, qualche domanda per conoscerti un po' meglio, per quei pochi che ancora non ti conoscono magari, oppure approfondiamo un attimo. Buonasera, mi presento Marco G. Camussi, un mediocre fin dalla nascita, mi è stato detto a 18 anni trovati un lavoro, non mangerai mai col calcio, ma non ho mollato. Allora parlaci del tuo curriculum sportivo. Ho cominciato a 6 anni presso una formazione che all'epoca si chiamava Peio Lorenteggio, per poi approdare intorno agli anni 90 al calcio semiprofessionistico giocando a Cisliano, dopodiché il salto di qualità che qualcuno dei miei compagni fece io non fui in grado di compierlo. In che ruolo? Ho sempre fatto la punta, sono sempre stato un centravanti, ho sempre segnato discretamente. Caratteristiche tecniche? Potenza fisica che grazie a Dio supplisce a qualche carenza tecnica indubbiamente presente. Peggior difetto come giocatore? Come giocatore sono egoista al di là del lecito, per quanto una punta debba esserlo io forse ho sempre esagerato in questa direzione. Come è nata la tua passione per il calcio? In realtà mio padre mi ha sempre condotto sin da piccolo allo stadio e ho tentato quindi nella vita di emulare le gesta dei campioni che ho sempre visto in azione. La più bella soddisfazione come giocatore? La stretta di mano di un compagno e un abbraccio sincero sempre da parte dello stesso. Bella. Il campione al quale ti ispiri? Ma io mi ispiro in linea di massima come giocatore è un modello vero e proprio, direi Ronaldo come giocatore, dove termina il giocatore stesso e comincia l'uomo, forse qualche altro esempio. Squadra per cui tifi? Sono interista dalla nascita e morirò tale. L'obiettivo stagionale dell'RD Elettronica? Vincere, e vinceremo fino alla fine, fino all'ultima giornata dei playoff. Assolutamente sì, unico obiettivo plausibile. Ok, dopo questo pronostico direi che possiamo partire su qualcosa di per conoscere meglio anche i tuoi compagni. Qual è il miglior giocatore della tua squadra? Così almeno le altre squadre lo sanno e si preparano. Miglior giocatore della mia squadra è sicuramente Alessandro Ferraioli, dotato di tecnica sopraffina. È un giocatore sprecato per palcoscenici di questo genere, non che Sportland non sia valida come organizzazione, anzi, ma sicuramente meriterebbe ben altre platee. Gioca con noi per amicizia e io per questo lo ringrazio pubblicamente. Wow! Qual è invece il peggior giocatore? A bassa voce. Tra i peggiori annovero sicuramente il nostro portiere Antonio, il quale è sì ottimo giocatore, perlomeno lo sarebbe se non fosse emotivo al punto tale da penalizzare le proprie prestazioni proprio per una scarsa presenza umana. Addirittura. Qual è il giocatore più simpatico a parte Marco Camussi? Ah caspita, io ricopro il ruolo di simpatico e bello della squadra. Dopo di me direi a livello di simpatia Marcello Gigliola. L'uomo emerge al di fuori del perimetro del campo. Quello più antipatico? Più antipatico Mario Lella di gran lunga, ma questo a detta di tutto il movimento, non soltanto mio. Raccontaci un aneddoto divertente legato alla vostra squadra. Ci ritroviamo prima della partita al bancone del bar, beviamo tutti un caffè, Antonio Labati prende regolarmente una camomilla o un tè caldo, indipendentemente dalla stagione. Ah sì, niente Red Bull, camomilla, è questo il segreto dell'RD Elettronica? Assolutamente, rettitudine totale nella vita, calciatori sportivi 24 ore su 24. Un sogno nel cassetto, con l'RD Elettronica o personale? Personale, acquistare un catering originale, è un artista americano. Con l'RD direi una pizzata dopo la partita per sempre. Perfetto, allora ti chiamano all'appello perché inizia la partita importantissima per questi playoff. Abbiamo detto obiettivo stagionale, la vincita del campionato. Quindi questa sera bisogna o vincere o pareggiare.
stasera bisogna vincere o pareggiare, partiremo per vincere. E qual è il fenomeno che emerge in questo momento a livello di calcio a 5 piuttosto che a 7? Il fatto che esistano dei giocatori nati come giocatori da 5 o da 7, mentre fino a poco tempo fa il movimento era creato da ex giocatori ad 11, ora ci troviamo di fronte a questa nuova tipologia di semiprofessionista a 5, difficile da affrontare per noi che ormai abbiamo qualche primavera alle spalle. Allora, un in bocca al lupo all'area dell'elettronica, complimenti a Marco, ci rivedremo in finale. Ve lo auguro, un abbraccio. Ciao, grazie, grazie a tutti.